Ho letto di queste donne che hanno trovato delle tombe che riportavano il loro nome, attribuite a dei feti che sono stati seppelliti senza che loro lo sapessero, e così ho pensato che quando nel 2015 anch'io ho avuto un aborto spontaneo, anche a me era stato chiesto di mettere su un modulo un nome di questo feto. Io non avevo scelto il nome e l'operatore ha scritto al mio posto Celeste. Mi è stato chiesto se volevo organizzare un funerale, io ho detto di no. E dopodiché, sinceramente, non ho più pensato a questa vicenda. A seguito della lettura di quegli articoli, sono andata sul registro online del cimitero e ho trovato che in effetti esiste questa piccola lapide di un Celeste con il mio cognome, seppellito nel 2015. E così sono venuta a vedere. Quindi in sostanza hai scoperto che anche tu sei parte di questo ingranaggio che non è ancora molto chiaro, cioè non è un nome che hai scelto tu, ovviamente è Esatto. stato un aborto spontaneo. Posso chiederti a che settimana? 12 settimane. Quindi si tratta di un feto, Sì. per cui diciamo tu non avevi in mente una sepoltura con una lapide, un No, nome, un cognome. assolutamente no. Non pensavo che facessero queste piccole lapidi con tutti questi nomi, ecco. È capitato anche a qualche altra donna che tu conosci di Brescia? Sì, è capitato a un'altra donna che conosco, però nel suo caso il cognome riportato è quello del papà. Anche nel suo caso sono passati tanti anni, lei non aveva mai pensato a venire qui perché anche lei non aveva capito che questo luogo esisteva e abbiamo cercato anche il suo nome sul registro e l'abbiamo trovato. E che effetto ti ha fatto quando hai visto il tuo, cioè il tuo cognome associato a questo nome? Ecco, mi ha fatto un effetto un po' strano perché io proprio non avevo capito questa cosa, non l'avevo scelta e quando l'ho vista trovo anche che non sia affatto rispettoso e decoroso. Nel caso qualcuno volesse questa cosa, secondo me dovrebbe avere